Prego, professore. Buonasera a tutti, grazie delle parole che mi sono state indirizzate. Sono io che mi compiaccio di questa iniziativa, importante proprio anche per il momento particolare, la vigilia del 25 aprile, in cui è giusto parlare di resistenza e anche di Costituzione, sono due temi strettamente collegati. Inutile che vi dica anche che sottoscrivo dalla prima parola all'ultima ciò che ha detto nella sua introduzione Ferruccio Capelli, di cui mi onoro di essere amico e di averlo apprezzato ancora una volta nella sua esposizione, e cercherò di dirvi la mia con semplicità su un tema complesso, interessante e importante, ma la cosa fondamentale è che ci capiamo su alcuni punti fondamentali. Io parto dalla Costituzione, anzitutto. Non dirò, come fece Benigni qualche anno fa, che questa è la Costituzione più bella del mondo. Era una battuta, però bisogna dire che questa è una bella Costituzione, una gran bella Costituzione. La Costituzione è scritta bene, fondata su principi che potrebbero essere scolpiti, come voleva Calamandrei, nella pietra, tanto sono basilari e importanti, ricca di principi, di affermazioni, ma anche di impegni. Una Costituzione che ha una caratteristica saliente, che è quella di non limitarsi a formulare dei principi astratti come facevano le Costituzioni nell'Ottocento per poi essere smentite dalla realtà, ma entra spesso anche nel merito e soprattutto impartisce quelli che io considero degli ordini, degli impegni ai legislatori e ai governi futuri, perché ogni volta che afferma un diritto in astratto, si affretta ad aggiungere anche che ci sono delle indicazioni da dare ai legislatori e ai governi futuri perché questo principio venga reso concreto e attuale nella verità. E questo è un punto sul quale bisognerebbe soffermarsi perché alla bellezza della nostra Costituzione non fa riscontro sempre quel rispetto che essa meriterebbe. Tant'è che a molti di questi ordini che vengono impartiti negli scritti della Costituzione, quando affermano un principio e dicono che in concreto deve essere reso effettivo, non si è dato il peso e il carico che sarebbe stato necessario. Tant'è che ancora oggi si pone un grande problema. Io insisto sempre a dire che la Costituzione bisogna conoscerla, bisogna amarla, bisognerebbe portarla in tasca tutti, ma soprattutto nel cuore. Ma insisto anche nel dire che bisognerebbe attuarla. Attuarla appunto nelle indicazioni che rendono i suoi principi non delle formulazioni astratte di tipo ottocentesco, ma delle indicazioni valide per il presente e per il futuro. Quindi una bella Costituzione, che è inutile che vengano a dire non è affatto invecchiata in questi anni, non mostra affatto la sua età, e ha retto benissimo ai tanti tentativi che sono stati fatti di modificarla su questo o quel punto, o di addirittura attraverso dei referendum, dei quali i più rilevanti, per fortuna, sono stati sconfitti, di trasformarne delle parti essenziali sicuramente in peggio. Ma non ci sono riusciti. La Costituzione è lì, è tuttora attuale, tuttora valida e tuttora ci pone delle domande.
Questa Costituzione perché io dico che è bella? Perché è una Costituzione che intanto, se solo uno pensasse all'articolo 1, troverebbe che in una riga non si potrebbe dire di più. L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La scelta repubblicana per sempre, democratica che vuol dire che si regge sulla democrazia e quindi implicitamente possiamo anche dirci è contraria a qualsiasi forma di autoritarismo, di fascismo o altro, e poi che ha il suo fondamento in una cosa essenziale come il lavoro. Una Costituzione basata fondamentalmente, che ruota tutto intorno al concetto di persona. Quella persona che è stata colpita così duramente dalla Seconda Guerra Mondiale e che aveva bisogno di essere rimessa al centro della nostra vita, con il rispetto che merita. La persona non vista isolata come una monade in un deserto, ma vista nella società, nell'impegno civile, nel rapporto con gli altri. Una Costituzione, quindi, che indica strade, principi di grande importanza, fra i quali voglio ancora sottolineare quel essere fondata sul lavoro, che poi corrisponda o meno sempre alla realtà, è cosa che dipende dai governi, dalla esecuzione, ma nei principi il lavoro doveva essere l'elemento essenziale. Perché? Perché la Costituzione è soprattutto incentrata intorno alla persona, e chi ha fatto la Costituzione sapeva che la persona si sviluppa, cresce ed è veramente quello che dovrebbe essere l'attività lavorativa. Non è la persona oziosa che viene posta al centro della Costituzione e del sistema, ma è quella che nel lavoro trova non solo il modo di sostenere la propria famiglia, ma quello di garantire a sé e alla famiglia un'esistenza libera e quindi impegnata fortemente nella società. Una Costituzione che indica dei diritti fondamentali, molto importanti, ma indica anche dei doveri. Tra questi il primo, uno che ogni tanto in questo paese qualche volta, direbbe il mio amico Stagliano, un po' smarrito, dimentica la sua origine e quindi pone da questo punto di vista anche qualche problema. Una Costituzione molto importante anche sul piano non solo della solidarietà, ma anche sul piano della tutela di elementi fondamentali che oggi abbiamo modo di riscontrare. La salute intesa non come interesse soltanto dell'individuo, ma come bene comune della comunità, quindi la salute è nell'interesse di tutti. E così tante altre cose importanti che fanno di questa Costituzione una delle più interessanti di questo dopoguerra, una Costituzione che non a caso nella tutta la prima parte, quella fondamentale, viene a coincidere quasi puntualmente con la Carta Universale dei Diritti dell'Uomo varata dall'ONU qualche mese dopo. Quindi in qualche modo abbiamo anticipato quello che poi è stato ritenuto di carattere addirittura universale. Allora, non voglio insistere su questo direbbe uno studioso questo elogio della Costituzione. Voglio chiedere soltanto come è stato possibile che si arrivasse a un accordo di questo tipo, su questi fondamenti, su questi principi, sui quali, su alcuni dei quali ci sarebbe molto da discutere, il rapporto fra lavoro e l'impresa, per esempio, i diritti di uguaglianza e così via, eppure questa Assemblea Costituente riuscì a trovare l'accordo su questi punti. Io insisto sulla parola accordo perché rifiuto quelli che parlano di compromesso. Io penso che nella Costituente non siano stati fatti compromessi, ma si sia cercato con uno sforzo enorme di trovare quei punti comuni
su singole questioni che potessero essere destinate a durare nel tempo ed essere sostenuti da tutti. Quindi un accordo formidabile. Avvenuto poi in un periodo particolarmente delicato. Si domanda come è potuta venire fuori questa Costituzione e come ha potuto anche sopravvivere alla Costituente. Se pensate che mentre la Costituente era in corso si ruppe l'unità in sede governativa, l'unità politica, furono estromessi socialisti e comunisti dal governo, si poteva pensare che andasse all'aria anche la Costituente, e invece la Costituente continuò, andò avanti e giunse alla conclusione con una maggioranza, oggi si direbbe bulgara addirittura. E quindi io parlo di questa Costituzione, il suo esito, come di una sorta di miracolo laico, perché la domanda che viene è: come mai la Costituzione è così fatta? Come mai reca questi valori? Come mai resiste ancora oggi alle insidie del tempo? Come mai ha resistito per tanti anni agli attacchi che sono venuti da tante parti? Ed è ancora il faro che ci può guidare anche perfino per uscire da questa crisi. Noi alla Costituzione dobbiamo rivolgersi e pensare. E la domanda che viene allora è che ci fu uno spirito nell'Assemblea Costituente che aveva origini più remote nel tempo. E le origini sono appunto la resistenza, e su questo bisogna intendersi. Perché quando si dice la Costituzione nata dalla resistenza, alcuni dicono: ma questa è una frase abituale, una di quelle frasi che si dicono. E invece non è vero. Non è vero, non è una frase formale ad effetto. È una fotografia molto ravvicinata, molto semplice, molto ridotta di quello che realmente è avvenuto. E cioè, senza quella resistenza, questa Costituzione non sarebbe stata possibile. E di quella resistenza la Costituzione è la interprete, la traduttrice formale nella situazione italiana degli anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Naturalmente, per capire bene questo concetto, bisogna intendersi sul concetto di resistenza. Perché se, come dice qualche storico che io non apprezzo particolarmente, considera la resistenza composta da, c'è uno che ha fatto i conti addirittura, da 225 uomini, e dice in fondo sono stati 225 fra tutti i partigiani o altro, secondo me chi dice così ha capito poco o nulla della resistenza, della sua complessità, come fenomeno che intanto affonda le radici anche in tempi remoti, perché la resistenza ha come suo antecedente l'antifascismo, ha l'antecedente il lavoro, l'attività, l'impegno di tanti che morirono colpiti dai fascisti, ma che dovettero esiliare, andare all'estero per sfuggire al fascismo, o finirono per essere confinati nell'isola appunto di confine, o passarono lunghi anni nelle patrie galere. In qualche modo la resistenza comincia da lì, comincia da quando in qualche modo non ci si arrende e si cerca di mantenere questo spirito di libertà che animava tanti ancora in quell'epoca, rimanere pronti a difendere questi principi anche contro il dilagare del fascismo e del nazismo, le guerre disastrose e così via. Allora, il primo punto da ricordare è che senza questo antecedente dell'antifascismo militante in periodo fascista non ci sarebbe stata possibile, non sarebbe stato possibile quello che è avvenuto. Pensate che l'8 settembre, quando fu dichiarato, comunicato ufficialmente l'armistizio, ci fu un momento di, come di attesa, di sorpresa quasi, che durò pochissimo. Due giorni dopo, a Piombino, un gruppo di cittadini, insieme con i marinai,
si mise contro i tedeschi e li buttò letteralmente in mare. Ed è vero che alcuni giorni dopo poi tornarono i tedeschi con le navi e furono costretti a fuggire. Ma questa rivolta ideale, immediata, che accadde anche in altre zone d'Italia, in Sardegna, con la Marina che in qualche modo si comportò in maniera tale da dimostrare che bisognava affrontare in termini nuovi quello che si presentava al nostro paese. Ecco, se non si capisce questo antecedente, già è difficile parlare di valori della resistenza e capirne l'influenza sulla Costituzione. Il primo punto da fare è questo, che quando si parla di resistenza non parliamo di quei 225, che poi erano molti di più, che poi erano un esercito di persone anche non armate, perché la resistenza è stata quella armata, quella delle brigate partigiane, ma è stata anche quella dei GAP, anch'essi armati, ma è stata anche quella non armata dei tanti che in qualche modo, o perché aiutarono i partigiani, o perché in altro modo si impegnarono a cercare di raggiungere la libertà del nostro paese, resistenti furono e si impegnarono in questa direzione. Molti di più di quanti si pensi e di quanto chiunque voglia fare i calcoli matematici riuscirebbe a mettere insieme. Perché io quando parlo di resistenza, parlo, ripeto, sia dei partigiani in armi, ma parlo anche dei militari italiani, per esempio, all'estero, i quali posti di fronte al bivio, arrendersi ai tedeschi oppure resistere, come a Cefalonia, dichiarare che non accettavano la resa ed essere fucilati in gran parte. Che cos'era quella se non resistenza? Se non una volontà di essere liberi, di dimostrarlo, di non cedere alle pressioni e alla violenza. E che cos'era la resistenza delle staffette? Le staffette, alcuni ne parlano dicendo, beh, alcune donne, particolarmente giovani, portavano armi o altre cose, ordini e così via. Sembra un lavoro quasi secondario. Ma il contributo delle donne nella resistenza è stato enorme ed è stata una vera irruzione nelle donne sulla scena politica del nostro paese. La prima vera discesa in campo delle donne, perché il lavoro delle staffette era un lavoro difficilissimo, era un lavoro pericolosissimo, perché si passava sotto gli occhi dei tedeschi recando armi, munizioni, oppure ordini, ed era quindi particolarmente pericoloso, ma soprattutto c'era questo fatto nuovo di un impegno diretto nella lotta da parte di donne che furono alcune capaci addirittura di combattere insieme ai partigiani, altre di fare questo lavoro che secondo alcuni sarebbe secondario, invece fu fondamentale nella resistenza. Ed è un concetto in più che allarga il concetto della resistenza armata. Ma pensate a quanti sacerdoti si misero davanti a loro, e qualcuno ci ha perso la vita nell'arrivo dei tedeschi che volevano dominare, volevano entrare nelle chiese, violando anche la presenza di persone che erano in preghiera, si misero con le braccia aperte a difendere anche quella libertà. E hanno pagato, come hanno pagato quando hanno aiutato alcuni a nascondersi, alcuni prigionieri a fuggire. Anche quella fu certamente resistenza. Fu resistenza anche tutto un complesso. Pensate al caso dei contadini italiani. Quanti contadini hanno dato una mano determinante ai partigiani anche solo per sopravvivere? Io voglio raccontare un piccolo episodio
può sembrare un aneddoto, ma è vero, ma esprime bene il concetto. Io mi sono trovato nel momento in cui noi eravamo giovani e siamo di quelli che abbiamo deciso che non si poteva andare con la Repubblica fascista, e che però non si sapeva ancora dove andare, perché eravamo nel periodo in cui ancora le brigate partigiane non si erano formate, o comunque bisognava andarsene a cercare. E quindi cercammo di nasconderci, di sfuggire, e di andare a cercare poi in montagna, qua dove ci potessero essere degli altri come noi, per metterci insieme, eccetera. Questi che alcuni hanno chiamato i fuggiaschi, erano quelli che cercavano una soluzione e un impegno al di fuori di quello che invece sarebbe costato l'impegno nella Repubblica Sociale Italiana. Bene, ci troviamo un gruppo di noi che ci eravamo incontrati per le strade cercando la stessa cosa, cercando altri, insomma. Ci troviamo in una casa di contadini e chiedemmo se potevamo dormire lì e magari se ci avanzava un pezzo di pane. C'erano dei... mancavamo di tutto. E ci fu una lunga discussione tra il capofamiglia, che era avrebbe voluto, ma era preoccupato perché diceva: ma se poi arrivano i fascisti, i tedeschi sanno che abbiamo dato alloggio e appoggiato dei giovani fuggiaschi che non si sono presentati da loro, quindi per loro sono già partigiani, e così via, e ci bruciano la casa, che facciamo? E la moglie, che invece era d'accordo che bisognava aiutarci in qualche modo, ci fu una lunga discussione e la donna vinse quando pronunciò una frase che colpì molto il marito, quando gli disse: ma pensa, questi potrebbero essere i nostri figli, che in questo momento stanno cercando qualcuno che gli dia una mano e quello gliela rifiuta per ragioni di opportunità o di paura. E fu un argomento decisivo, perché il marito si arrese, si immedesimò, ci diede una mano. È un episodio che racconto perché non è una cosa isolata. Alla fine i partigiani hanno avuto aiuti dai contadini in tutte le parti d'Italia, soprattutto nel nord, in maniera fondamentale per la stessa sopravvivenza. Ne ricordo un altro, una zona in cui c'erano una serie di valli allineate una a fianco all'altra, e in cui si pensava che potessero arrivare dei rastrellamenti dei tedeschi. Bisognava trovare un modo per saperlo per tempo, perché si andava via da una vallata, si andava in un'altra. Ci fu un accordo con i contadini che se ci fosse stata la visibilità di una colonna tedesca o fascista che avanzava in una valle, mettessero tutti delle lenzuola alle finestre. Questo avrebbe significato che c'era un rastrellamento e tutti sarebbero scappati. E così è avvenuto in diverse occasioni, e così in tante parti d'Italia c'è stato. Quella è stata anche quella resistenza. Resistenza non nel senso, ripeto, di qualche storico minore che la riduce così a ben poco, ma molto, molto importante sotto ogni profilo. E ci sono tante altre forme poi che si sono manifestate, che si potrebbero a lungo elencare. Quello che interessa è che la resistenza è stato l'incontro di persone di provenienza diversa, talvolta spesso di idee diverse, se avevano delle idee, perché molti erano giovanissimi, avevano anche un'idea soltanto, che non si poteva andare con i fascisti e basta, si formarono dopo, eccetera. Bene, tutto questo fermento è un fermento complesso, che è stato determinante poi per la formazione delle brigate partigiane, per l'impegno che è stato nei confronti dei tedeschi e dei fascisti. E voglio ricordare anche quella parte di giovani che, liberata la loro città,
erano partigiani, ma ormai potevano tornare a casa, nella loro città, nel loro paese, nella loro sede, e decisero invece di arruolarsi ancora nell'ottava armata che stava risalendo l'Adriatico, con una sola idea, molto semplice, ma che bisognava essere presenti, perché sennò al tavolo della pace l'Italia sarebbe stata considerata quella che era stata prima con i tedeschi, poi aveva contribuito solo con un po' di partigiani, e si arruolarono per questo, incoraggiati e sostenuti molto dal Partito Comunista, che era convinto che questo fosse uno strumento importante anche per iniziare una democratizzazione del futuro esercito, con l'introduzione di giovani che venivano ad essere stati partigiani, che entravano in una disciplina ma portavano anche delle idee nuove, un soffio nuovo di vitalità. Ecco, anche quella fu resistenza anche quella dei cosiddetti IMI, gli internati militari, quei soldati che non furono considerati prigionieri ma mandati in Germania a lavorare, a fare praticamente gli schiavi, ma non accettarono di aderire alla proposta dei tedeschi di passare dalla loro parte. Ecco, tutto questo è l'insieme della resistenza. Gli uomini, le donne, le staffette, i combattenti, questo insieme di cose, i militari, è il complesso della resistenza che dovremmo far conoscere molto di più di quanto stiamo facendo. Sulla resistenza, sì, ci sono stati dei bellissimi libri, ma ci sono stati anche molti attacchi. Sì, la resistenza, però, sì, c'è stato qualche autore che voi certamente non dimenticherete, che conoscete, che ci ha fatto molti soldi con diversi libri che erano rivolti soltanto a diffamare la resistenza o ad esaltare degli episodi negativi che in una guerra possono accadere e accadono, ma che non possono essere assunti a campione di questo. Ecco, questa resistenza fu espressiva nel suo complesso di valori di estrema importanza. Per un'ultima ragione ancora che vi dirò, e cioè che in un discorso che ho fatto in una delle tante scuole che ho visitato in questi anni, dopo ci sono state delle domande, e una ragazza, sapendo, una ragazzina, piccola, magra, venne alla fine e fece una, dice, c'ho una domanda da fare. Quando non combattevate, si era parlato di resistenza, cosa facevate? Una domanda sembrava sciocca, ma invece aveva una sua importanza, perché nella resistenza si discuteva, si parlava, ci si confrontava e si sognava. Ogni volta che era possibile c'era questo confronto, questo ragionare, ma poi quando ci saremo liberati dai fascisti e dai tedeschi, che cosa avremo? Torneremo allo statuto albertino, all'Italia prefascista, al liberalismo di allora, di Giolitti e degli altri? Oppure bisogna fare qualcosa di nuovo, di importante, affermare principi nuovi, eccetera. Certamente in molti c'era il fascino di ciò che si sapeva dalla Russia, il comunismo come qualcosa di nuovo, ma c'era anche l'idea della possibilità di fare un paese nuovo, fondato sulla democrazia. E se vogliamo la prova di questo, io devo ricordare un dato di fatto sul quale ci si sofferma poco di storico, ma che è vero, e cioè che in pieno periodo di occupazione tedesca e fascista vi furono delle zone nelle quali improvvisamente, per ragioni spesso anche banali, delle aree rimasero abbandonate dai fascisti e dai tedeschi, le cosiddette aree libere, per caso, senza, almeno per noi, senza una ragione apparente. Che cosa divennero quelle zone? Divennero quelle che poi sono state definite le repubbliche partigiane, cioè delle zone nelle quali si organizzò subito, dandosi un embrione di organizzazione
spesso anche da gente che non aveva mai conosciuto la democrazia, che stava facendo il suo primo esempio di democrazia, però che si organizzò e in qualche modo costituì un nucleo di una società futura, che durò pochissimo, perché spesso queste zone furono rioccupate dopo 30-40 giorni, nessuno è andato al di là dei 40 giorni. Eppure in una di queste aree, di queste repubbliche partigiane, addirittura ci fu affermato un principio che corrisponde esattamente a una norma che è stata inserita nella nostra Costituzione, quella della tassazione progressiva secondo il reddito. Fu immaginata una clausola di questo genere che anticipava quello che sarebbe stato poi il contenuto di un lungo dibattito in seno alla Costituente, che poi ha dato origine alla norma che è scritta nella Costituzione: ognuno risponde secondo il proprio reddito, quindi con una tassazione che deve essere progressiva in relazione a questo. Quindi anticipatrici di un futuro, repubbliche partigiane in anticipazione di quella che sarebbe stata poi la Repubblica Italiana. Ecco, questa resistenza ha prodotto un quadro molto complesso, che è quello che è emerso totalmente al momento della liberazione, della fine della guerra, in cui sembrò che tutto dovesse cambiare. Sono gli anni nei quali finalmente si dà il voto alle donne, e si è così inesperti che glielo si dà con due provvedimenti di legge, perché sì, gli si dà il voto per poter votare, ma non ci si ricorda che bisogna dargli il voto anche per poter essere eletti. Ci sono due provvedimenti diversi in quegli anni. Sono gli anni in cui si sperimentano i consigli di gestione, sono gli anni in cui si comincia a lavorare alla Costituente. E nella Costituente questo vento repubblicano di democrazia si fa fortemente sentire. Entra poi nella Costituzione, perché questa è stata una maturazione progressiva fatta da quelli che si erano maturati addirittura nelle isole in cui erano stati relegati dai fascisti, che avevano vissuto le patrie galere, che poi avevano avvicinato i giovani fuggiaschi nel momento della resistenza e nelle montagne, e con loro avevano avuto dei dialoghi, dei sogni, dei pensieri, non solo sul presente, ma quello che più conta anche sul futuro. Che ne faremo di questo paese quando lo avremo liberato? Soprattutto man mano che si avvicinava alla liberazione, questo pensiero diventava un pensiero sempre più frequente, di discussione, di dibattito, di confronto, talvolta animato, sì, perché ho detto a quella ragazzina, non è che tutti i giorni fosse un esercito regolare che si combattiva, c'erano dei giorni in cui non si poteva fare niente, perché si sapeva che tutte le zone intorno erano tutte rastrellate e bisognava star fermi, non farsi vedere, non farsi prendere dai fascisti sostanzialmente, e che si faceva, si discuteva. C'era un grande confronto che è stato importantissimo da questo punto di vista per la formazione futura del paese. Lo ricorda benissimo qualcuno dei protagonisti, c'è uno scritto anche di Tina Anselmi che ricorda la sua giovinezza come partigiana, ma anche questo parlare, questo confrontarsi, questo creare le premesse per quello che sarebbe stato dopo il dibattito all'Assemblea Costituente. Ecco i valori della resistenza, che sono i valori della solidarietà, dell'impegno, della capacità di impegnare la propria vita in qualcosa che valga la pena, di prendere in mano il proprio destino, quello di immaginare, quando c'è una zona liberata, di crearci una repubblica partigiana, quello di mostrare la solidarietà, quello di rompere la tradizionale divisione e subalternità delle donne rispetto agli uomini. Nella resistenza le donne che hanno combattuto insieme agli uomini, quelle che hanno fatto le staffette sono state rispettate e considerate alla pari, non come qualcosa di subordinato. Qualcuno immagina quelle che andavano in bicicletta, no, erano come gli altri. Questo anticipava
l'articolo 3 della Costituzione. Tutti sono uguali di fronte alla legge. C'è stato anche questo. E qui allora stanno le origini della nostra Costituzione, in questo fermento che è maturato nella battaglia e fuori, nell'impegno armato e anche in quello non armato, nei tanti mille modi in cui si è articolata, appunto, come ho cercato di dire, sia pure sinteticamente, la resistenza, e si è trasfuso poi nella discussione alla Costituente. E questo spiega perché è potuto avvenire quello che sembrerebbe un miracolo. Ma come? All'articolo 1 c'è scritto l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, ma alla Costituente c'erano moltissimi secondo i quali in partenza si sarebbe dovuto dire fondata sull'impresa. Siamo stati convinti che conta di più chi dà lavoro che non chi presta poi la propria attività. Come si è arrivati a quel punto a trovare un'intesa a quel momento? Beh, torniamo un momento indietro e vogliamo dire che nell'ambito della resistenza dobbiamo metterci anche gli scioperi grandiosi del 1943 e del 1944, che soprattutto nel nord Italia furono estesissimi, e li fecero i lavoratori, li fecero gli operai, e anche questo fu un'indicazione per il futuro, qualche cosa che ha pesato poi sulla... perché quello erano coloro che si erano impegnati anche nella lotta a loro, sapendo benissimo quel milione che ha partecipato allo sciopero nel nord nella primavera del 1944, sapevano tutti benissimo che si trattava con la legge di allora, la legge fascista, di un reato, ma che non era un reato per cui si poteva a quel momento finire soltanto in carcere, in galera, era un reato per cui si poteva finire addirittura per essere deportati, come ad alcuni è accaduto in quel periodo. Ecco come la resistenza esce dalle sue radici ed entra a voci spiegate nell'ambito della Costituente e crea le premesse per questa Costituzione. E ritroviamo allora in questa resistenza così molteplice, una resistenza di popolo, anche se non fu tutto il popolo italiano, perché ci fu anche una parte notevole che rimase indifferente, assente e non fece nulla, ma che però bisogna riconoscere che nella resistenza era impegnato tutte le forme di popolo: l'intellettuale, il contadino, l'operaio, il lavoratore del pensiero, tutti insieme. E questa era una rappresentanza del popolo estesissima, complessiva, fondamentale anche da questo punto di vista. Ecco allora questo legame. E quando adesso festeggiamo il 25 aprile, ricordiamoci di tutte queste premesse, ricordiamoci del fatto che se abbiamo questa bella Costituzione è perché c'è stato quell'antecedente, perché c'è stata una maturazione e una crescita prima nei luoghi di confine, magari nelle carceri, nei luoghi di confine, poi nella resistenza, e poi è sfociata in un dibattito nella Costituente, dove è avvenuto questo incontro fantastico fra opinioni diverse. Pensate che una frase importante dell'articolo 3, uno dei fondamentali della Costituzione, quello che parla della parità anche di genere, ci fu un emendamento importante che fu introdotto da una giovane appartenente alla Costituente che aveva soltanto 28 anni e che pure pensò che fosse necessario mettere qualche cosa che indicasse l'esigenza della parità. Così come ci fu addirittura il caso di un altro che apparteneva a un partito molto minore, molto irrilevante, che propose che non si dicesse semplicemente che l'Italia bandisce la guerra, perché era troppo poco. Dopo quello che era successo bisognava dire una cosa più forte, e indicò quella che è scritta ora in un articolo della Costituzione: l'Italia ripudia la guerra, cioè un'espressione così forte che dice c'è un'incompatibilità fra questo paese democratico e la guerra.
Ecco, questo è il punto. Così come infine sono entrati nella Carta Costituzionale anche tutti gli elementi della opposizione al fascismo. La Costituzione è una Costituzione profondamente e intrinsecamente antifascista, anche se ci sono non pochi che non lo hanno ancora capito e ancora continuano a dire che l'antifascismo della Costituzione sta nella 12ª disposizione finale che vieta la ricostruzione del partito fascista. Sarebbe troppo poco, non è così. Ha detto molto bene in un suo importantissimo discorso qualche anno fa il Presidente della Repubblica Mattarella, ha detto che le cose stanno diversamente perché è tutta la Costituzione che è il contrario esatto di ciò che è il contenuto di una qualsiasi forma di fascismo, perché le idee di libertà, di solidarietà, di impegno civile, di esercizio della sovranità popolare che la percorrono tutta, sono esattamente il contrario di quella che è stata l'esperienza fascista, che la resistenza ha vittoriosamente sconfitto insieme agli alleati. Ecco allora perché noi dobbiamo essere orgogliosi di questa Costituzione, perché, ripeto, è bella ed è l'unica che ci può aiutare ad uscire anche dai frangenti in cui ci troviamo. Perché io sono sempre convinto, e lo dico per avvicinarmi alla conclusione, che da questa crisi in cui ci troviamo per la pandemia, ma c'è anche una crisi economica e sociale molto forte nel nostro paese che bisognerà superare, chi ci può indicare la via maestra può essere solo la Costituzione. La Costituzione come che non può prevedere tutto naturalmente, come si svolge il mondo, l'economia, eccetera, ma che ci dà i criteri interpretativi, gli strumenti per affrontare anche una crisi grave come quella che stiamo attraversando e per uscirne positivamente, come io spero, mi auguro e ritengo indispensabile per il nostro paese. E allora, diciamo, per concludere, il 25 aprile non è soltanto la festa della liberazione, il giorno in cui l'Italia festeggia di essere stata liberata dai fascisti e dai tedeschi, è molto di più. È la festa nazionale importante almeno quanto è il 14 luglio per i francesi. È una giornata a cui dovrebbero partecipare tutti con gioia, fermezza di partecipazione, perché è il giorno che significa che questo è un paese che nella resistenza ha trovato non solo la liberazione del paese, dell'Italia, ma ha trovato un nuovo patriottismo, un nuovo complesso di diritti, una nuova Costituzione, un nuovo indirizzo democratico in cui davvero la sovranità popolare è assegnata al popolo per principio e non per un dono del monarca come avveniva eventualmente, sarebbe avvenuto eventualmente nell'Ottocento, ma perché gli appartiene. Ha una condizione però, che è la condizione finale che voglio dire, che perché sia ben chiaro, che la sovranità popolare venga esercitata. Perché se noi non facciamo come quelli che sono stati gli resistenti, non abbiamo il coraggio di prendere in mano il nostro destino, allora non otterremo mai i risultati fondamentali. Noi abbiamo necessità di impossessarci della sorte che abbiamo per costruire un futuro che questo paese merita per le tante vicende che ha vissuto e perché fondamentalmente, con tutti i suoi difetti che ogni giorno noi constatiamo, è un paese nel quale c'è ancora tanto spirito di solidarietà, tanto senso di solidarietà umana e tanti principi valevoli che magari appartengono a tanti che stanno zitti, che tacciono, ma ci sono, ma che sono presenti nei momenti difficili e sui quali conteremo anche quando ci troveremo finalmente ad uscire da questa crisi, da questa pandemia, da questa crisi sociale. E allora in questo contesto resistenza, Costituzione si uniscono insieme
e ci danno un'indicazione seria per il nostro futuro. È con questi strumenti di conoscenza, di riflessione, di indicazione che noi possiamo vincere la partita di fare dell'Italia un paese veramente civile, democratico, profondamente e per sempre antifascista. Grazie. Grazie a lei, professor Smuraglia. Grazie mille. Massimo, adesso io direi che dobbiamo guardare un po' i tanti commenti che ci sono. Esatto. Io, se posso iniziare, vorrei cogliere l'occasione di fare io una domanda al professore. Volevo chiedergli, visto che ha parlato appunto, ha raccontato la sua storia personale di come ha vissuto i momenti della resistenza, e qui volevo chiedere anche una sua testimonianza di quello che è stato il momento della liberazione, di come è stato vissuto effettivamente dalla popolazione, cosa ha significato anche per lei, giovane combattente che comunque aveva sofferto nei mesi precedenti, nascondendosi e lottando comunque per la libertà poi di tutti i suoi cari e di tutti noi che siamo venuti dopo. Quindi una sua testimonianza anche breve su cosa è significato quel momento per lei e in generale poi per il paese. Allora, partiamo da una situazione. Ho vissuto quei momenti in modo molto particolare, che mi pare il mio primo 25 aprile, ne siamo lontani. Io sono uno di quei giovani a cui ho accennato prima, giovani partigiani, che liberata la propria città hanno ritenuto di arruolarsi con l'ottava armata, il rinato esercito italiano, e arrivare fino alla fine della guerra nell'esercito con gli alleati, ma in una divisione italiana. Quindi nel momento dopo il 25 aprile, il 29 aprile, noi eravamo ancora impegnati nel Veneto, liberando giorno per giorno i vari paesi con i tedeschi in fuga. E ho vissuto quindi quell'esperienza di entrare da Venezia in poi in una serie di città e paesi tra gente che era felice di essere liberata ed era felice di trovare tra i liberatori degli italiani che erano in mezzo, magari come noi, in mezzo ad alcuni americani, c'erano di tutto nella ottava armata e nella divisione Cremona a cui io appartenevo. Ricordo dei momenti indescrivibili, di una gioia immensa. Si entrava nei paesi e c'era la gente festante che ci correva incontro, le donne che regalavano fiori, alcune regalavano anche dei baci. Ahimè, io ricordo, per dire una cosa scherzosa, che io allora non avevo fatto una grande carriera nell'esercito dal punto di vista militare, ero rimasto caporal maggiore e ero radiotelegrafista, stavo di fianco al tenente e entravamo per primi noi due in ognuno di questi posti e tutte le ragazze del paese andavano dal tenente e lo baciavano. Io mi lamentavo con lui e dicevo: qualche volta dovrebbe fare un passo indietro e lasciare che anche il povero caporal maggiore abbia un po' di successo. Cioè, comunque, dico, sembra uno scherzo, ma è così. Erano momenti di festa grandiosa. La fine della guerra, la liberazione, l'incubo del fascismo, l'essere finalmente sciolti, sapendo che poi ci aspettava la sorte di un paese semidistrutto, tante cose, però i giorni, la sera in questi paesi, poi in queste piccole città, si creavano dei balli all'aperto, delle feste, dei momenti non raccontabili con facilità, perché è difficile esprimere l'atmosfera grandiosa di liberazione dopo tanti anni di oppressione e tante speranze per il futuro e tanta gioia di ritrovarsi finalmente insieme in libertà. Ecco, momenti veramente indimenticabili. Io dimentico moltissime cose, ma quelli non li dimentico mai.